Buongiorno Sì. a tutti, buongiorno a tutti. Allora, io sono Buongiorno, grazie. il dottor Max e parlo come al solito, parlo della Tanzania. Ieri purtroppo per problemi tecnici, non solo miei in questo caso, però comunque problemi tecnici, non siamo riusciti a fare l'intervento e quindi lo facciamo stamattina. Poi per i ritardatari, per coloro che non possono ovviamente partecipare, lo metteremo sui vari canali. Vi faccio questa breve premessa, poi lascio subito la parola al dottor Manca. Hanno bloccato Telegram in Spagna. Questo ovviamente non è una bella notizia, ma era un po' una notizia nell'aria. Dal 17 di febbraio è entrata in vigore la legge europea e quindi ci sarà una grossa limitazione su tutte le piattaforme, tra virgolette, ancora un po' libere, eh? E quindi vedremo un po' quello che succede. Io mi sto già organizzando a vedere un po' come ci si può poi gestire, come si può gestire, perché i limiti su YouTube ci sono già. Io ho un'alternativa su YouTube, perché se si salvano i video in privato, in teoria uno basta che si iscriva, in teoria dovrebbe funzionare tutto. Certo, uno si deve poi iscrivere, deve insomma, c'è l'alternativa, c'è sempre, no, l'opzione. Però dobbiamo entrare nell'ordine d'idea che bisogna stare molto attenti alla terminologia che utilizziamo e soprattutto non menzionare e parlare in nessuna maniera, almeno per quello che riguarda voi, il discorso vaccinazione. Quello lì è proprio un tabù assoluto, a conferma di quello che io vi ho sempre detto. Si può parlare forse di tante altre cose. Come tocchi quel discorso lì, ti bloccano immediatamente. Vabbè, detto questo, io do la parola a Walter, farei un intervento abbastanza stringato, anche perché il dottor Manca è di fretta. Comunque, come ho detto, si parlerà dei nuovi prodotti di Aovesta, ci ritorneremo anche nelle prossime settimane e saranno introdotti gradualmente. Faremo un pretest. Vi chiediamo se vi piacciono, se non vi piacciono, quindi ascoltate bene quello che si dice, e poi piano piano si possono introdurre. Walter, correggimi se sbaglio, mi sembra di aver capito che si possono si può fare il cambio, no? Anche sui vecchi contratti. È corretto? Fai tutta la presentazione e poi mi rispondi anche a questa domanda qui, prego. Ecco, buongiorno a tutti anche da parte mia. Mi trovo in questo momento sopra San Giacomo, che è vicino a Bolzano, dove faccio tutti i giorni la passeggiata col cane. Oggi l'ho dovuto anticipare, ma non perdo l'occasione per stare con voi e parlarvi brevemente, insomma, di questi nuovi prodotti che sono i nuovi depositi che ha introdotto Aovesta, che sta già applicando, insomma, quindi sono già testati e collaudati già in altri paesi europei. E in pratica cosa hanno fatto? Hanno fatto un passaggio che rende da questo punto di vista veramente unica Aovesta rispetto a tutti quanti gli altri commercianti di metalli preziosi che propongono piani di accumulo o comunque depositi in oro fisico presenti nel palazzo. La novità consiste principalmente nella possibilità di sfruttare un elemento che è forse un po' più legato alla finanza che ai metalli preziosi, cioè il rapporto che esiste tra il prezzo dell'oro e quello dell'argento, chiamato ratio oro-argento. Questo rapporto, che quindi è per un verso indipendente dall'andamento di per sé del prezzo dell'uno o dell'altro metallo, ma ha una rilevanza nella loro relazione. Cioè, in questo momento un rapporto medio è 0,85, che significa che per una quota d'oro servono 85 quote d'argento. Questo tipo di rapporto varia a seconda che
che l'uno o l'altro metallo si apprezzi rispetto al corrispondente. Questa differenza. Questa differenza fa sì che non vengano dati dei rendimenti, per cui non è assolutamente uno strumento finanziario, ma quando si tecnicamente si dice switch e in pratica si tratta del passaggio da un metallo all'altro, quando si fa questo passaggio fra mettiamo che l'oro acquisti valore e quindi diventi rispetto all'argento e quindi diventi conveniente vendere l'oro e acquistare l'argento, in questo caso il vantaggio dato da questa operazione si ha nel momento in cui cambia di nuovo questo rapporto, che è un rapporto che varia continuamente, quando varia di nuovo questo rapporto e si apprezza di più il prezzo dell'argento rispetto all'oro, perché allora si vende l'argento e si riacquista l'oro. In questo cambio quello che accade è che si hanno più grammi d'oro nel riacquisto di oro con l'argento che si è apprezzato. Questa funzione a Ovesta la permette a questi quattro depositi diversi. Noi adesso siamo abituati ai tre piani di accumulo, Smart Business e Premium, e alla tariffa Royal Class, che sono, diciamo, tariffe statiche, benché esista la possibilità di fare lo switch anche all'interno di questi depositi. Invece, nelle tariffe nuove, che sono SLMXL, chiamate così come le taglie, in queste tariffe è una funzione prevista in maniera completamente diversa, agevolata, perché quando si fa lo switch da un metallo all'altro, nelle tariffe attuali, fa una vendita, quindi a Ovesta acquista il suo prezzo a seconda della tariffa che uno ha, e per fare il successivo acquisto dell'altro metallo viene applicato il prezzo di vendita di Ovesta normale. Quindi quel famoso spread che ai livelli attuali è intorno ai 7 euro al grammo, incide parecchio su queste operazioni, tanto da renderle non sempre convenienti, ma soprattutto non le rende convenienti se le si vuole fare ripetutamente. Le nuove tariffe permettono invece questo spostamento da un metallo all'altro in maniera molto più fluida e conveniente proprio da un punto di vista economico. La funzione di questi nuovi depositi è attivabile nel deposito più grande, cioè la tariffa XL, in maniera anche automatica. Infatti si chiama autopilot, e la si può impostare ogni cliente a seconda delle sue aspettative sull'andamento dei metalli, al di là poi dei consigli che comunque Ovesta dà costantemente, può decidere di inserire i parametri e automaticamente, quando il rapporto del prezzo all'argento raggiunge quelle misure che sono state preimpostate, viene effettuata la vendita, l'acquisto e di nuovo la vendita e l'acquisto dell'altro metallo in maniera del tutto autonoma, senza bisogno di gestione personalizzata. Invece, per tutte le altre tariffe, la possibilità di questi passaggi è data in maniera manuale, per cui uno può impostare le operazioni come preferisce. Addirittura nella tariffa XL, cioè quella di punta, la possibilità si estende anche al fatto di poter impostare questi cambiamenti tra un metallo e l'altro due volte al giorno, cioè ai due fixing, alle 11 e alle 15. E personalmente, e ne abbiamo parlato anche col dottor Max, io vedo questa novità di Ovesta
sicuramente interessante da un punto di vista tecnico, sicuramente valida da un punto di vista commerciale perché non ce l'ha nessuno, forse un pochettino, non dico in contrasto, ma che non mi trova del tutto d'accordo sul fatto che per conto mio i metalli preziosi sono bene rifugio, e quindi da, chiamiamolo così, da cassettista e non tanto da speculatore. Fare, permettere queste operazioni le avvicina un pochettino a una mentalità speculativa che personalmente non amo tantissimo, però è comunque un fattore molto valido. Una delle caratteristiche che hanno questi nuovi depositi proposti da Ovesta è il fatto che su tutti c'è una commissione di apertura, che parte dai 600 euro e arriva a 2.400 euro. La modalità di recupero che esiste su tutti questi depositi è rispetto a quanto eravamo abituati magari con le tariffe di premium, dove c'era un bonus su ogni acquisto. Qui invece non è un meccanismo fatto in questi termini, semplicemente quando si arriva a un determinato saldo di acquisti fatti, parte in automatico una restituzione mensile di una quota in metalli preziosi che va da un minimo di 12 mesi, quindi 12 rate mensili di recupero, e si va a recuperare totalmente il costo iniziale, quindi è un rimborso che avviene a determinate soglie di acquisti fatti. In tutto questo progetto che ha lanciato a Ovesta, è una possibilità effettivamente molto interessante, molto richiesta. Secondo Ovesta sarà il futuro, completamente a discapito delle tariffe attuali, a discapito nel senso che tutti quanti sceglieranno queste nuove. Penso anch'io che possa essere così, rispetto allo spirito iniziale di Ovesta, che con la tariffa Smart con acquisti da 25 euro permetteva effettivamente a tutti di avvicinarsi ai metalli preziosi. Qui forse comunque una piccola differenziazione, una piccola necessità di un capitale iniziale alla fine viene richiesta e quindi un pochettino cambia. Con il dottor Max stiamo studiando a fondo il funzionamento di queste tariffe e una comparazione con quelle attuali, proprio perché c'è, a partire dal costo iniziale, una differenza che potrebbe essere scoraggiante o poco attrattiva per la clientela, per cui una valutazione ancora un po' più approfondita, abbiamo ancora bisogno di un po' di tempo. Ah, la campana mi ha colpito. E per una valutazione più approfondita. Ma lo stiamo facendo, con il passare del tempo vi daremo informazioni anche su questo. Mi approfitto al volo per dare la risposta alla domanda che aveva fatto il dottor Max all'inizio, e cioè se queste nuove tariffe fossero utilizzabili anche da chi ha già un deposito aperto. Ebbene, la possibilità esiste per tutti i depositi che ci sono, in particolare però per le Royal Class. Sulle modalità di passaggio da una tariffa attuale a una delle tariffe nuove, ancora non ho le idee chiare, cioè al di là del costo iniziale che va dai 600 ai 2.400 euro, c'è bisogno di un passaggio
che va fatto e questo ancora non mi è chiaro, cioè non ho capito se bisogna comunque fare un acquisto e non so di che misura sulla nuova tariffa per poter poi trasferire il proprio deposito, cioè quello che si ha come grammatura dei metalli del proprio deposito da uno all'altro. Poi un'altra cosa che va detta su queste nuove tariffe è che la possibilità di utilizzare questo strumento, chiamiamolo così, di speculazione sul differenziale di prezzo fra oro e argento è una possibilità che viene lasciata anche nella scelta della quantità, cioè il cliente che vuole l'oro e in parte lo vuole mantenere proprio come deposito e non vuole che venga venduto tutto per acquistare argento e poi per fare di nuovo il giro a oro, dice io metto nella mia disponibilità per fare questi spostamenti l'80% dell'oro, per cui questo autopilot va a prendere e fare le operazioni limitatamente alle percentuali che il cliente ha scelto e il cliente può scegliere ovviamente anche il differenziale sul quale basare il cambio. Ovviamente maggiore è il differenziale, maggiore è la possibilità di guadagno, ma visto che l'operazione è tutto sommato ripetibile quante volte uno vuole, anche un differenziale più piccolo può già dare tante soddisfazioni. Da quello che hanno calcolato i commerciali di Aovesta, praticamente anche facendo la tariffa con i 2.400 euro di costo d'entrata, con i 2.400 euro si recuperano praticamente già con il primo switch fra un metallo e l'altro. Quindi il vantaggio economico alla fine si ripercuote in maniera molto rapida e copre anche questo costo iniziale che parrebbe insomma un po' pesante. Ecco, per il momento direi che questa è l'indicazione di quello che ci prospetta il futuro, che è interessante, va ancora capito bene, ma è così sulle prime battute direi molto molto interessante e una possibilità che sicuramente in parecchi vorranno sfruttare. Non tutti, magari, ma in parecchi sì. Ecco, Benissimo, Max, se ci sì, sono domande. grazie. Sì, ecco, c'è qualcuno che ha domande, per esempio, c'è che ha domande per il dottor Manca? Allora, se nessuno ha domande, non No, so ce l'ho forse io la alzato la domanda, mano. Prego, prego. ce l'ho io la domanda. Delle quattro taglie, le modalità e le cifre iniziali, quali sono, per piacere? Grazie. Allora, Felix, guarda, Walter, dai pure la risposta, però adesso posterò una foto che ho salvato, se la ritrovo, in cui ci sono specificate esattamente, diciamo, tutte queste cosine qui. Cioè c'è specificato deposito che devi iniziare, che devi versare a seconda delle varie taglie, no? Mi sembra appunto si parta da 600 su fino a 2000, 2004, 2005. Va bene, comunque prego Walter, dai la risposta. In questo deposito non c'è un importo minimo, è impostato veramente in maniera diversa rispetto ai depositi attuali, dove immagino si riferisse più Felix, alla Royal Class e non tanto ai piani di accumulo, la Royal Class che parte, come sappiamo, formalmente dai 50.000. In questo caso non ci sono importi minimi, a parte appunto questo costo iniziale di apertura che varia dai 600 ai 2.400, ma ci sono, per ottenere il recupero di queste cifre,
occorre arrivare a determinati importi. Vi dico subito, sono 6.000, 12.000, 24.000 e poi cifre più alte. Arrivando a queste cifre si comincia ad ottenere quell'acquisto mensile che viene aggiunto al proprio deposito, che mi pare parta da 60 euro e arriva a 120 euro al mese per 12, 18, 24 mesi, e che permette quindi il recupero di tutto il costo di apertura iniziale. Quindi non ci sono importi minimi, uno potrebbe iniziare anche con una XL e con fare versamenti, lì sono previsti versamenti da 400 euro come versamenti minimi e fare poi questa tariffa con i versamenti da 400 euro. È chiaro che per conto mio ha poco senso. Una tariffa Excel ha un senso quando uno ha già un importo consistente per iniziare, e da quello che mi pare di aver capito, arrivare già a 20.000 è un capitale iniziale che giustifica anche queste operazioni di switch fra argento e oro. Quindi direi che da un punto di vista della fruibilità è meglio rispetto alle tariffe attuali, riferito più che altro alla Royal Class, perché ci si può avvicinare con importi anche più bassi. E ovviamente, come in tutte le esperienze nuove, c'è chi preferisce iniziare dalla tariffa più piccola, e su quella tariffa comincia a vedere come funziona questo meccanismo particolare, e se lo apprezza, poi passa alle tariffe successive. Con il medesimo sistema attuale, cioè se c'è un costo d'ingresso che si è pagato per la tariffa più piccola, se si va alla tariffa più grande, si pagherà il costo d'ingresso della tariffa grande meno quello che si è già pagato per la tariffa piccola. Quindi questi upgrade sono sicuramente possibili. Ho risposto? Sì, grazie, perfetto. Ok. Bene. Ci sono altre domande? Allora, altre domande? Non so appunto se Paul voleva fare una domanda, aveva alzato la manina prima. Se non ci sono, allora mi sentite. Allora, se ho parlato con un altro collega, diciamo così, un altro partner italiano di San Marino che ho incontrato a Monaco, e lui avrebbe chiesto ovviamente informazioni, insomma, come va, e lui avrebbe dato un feedback positivo su questi nuovi programmi. Quindi va bene, benissimo, andiamo avanti, come si è detto, pole pole, come si dice qua. Non c'è nessuna fretta e ci sediamo ancora un po' e poi gradualmente, soprattutto per coloro, quindi distinguendo i vecchi clienti, per capirci, no? Tutti coloro che magari comunque continuano a ascoltarci, eccetera, tra i nuovi, rispetto ai nuovi, quindi sia quelli vecchi e sia quelli nuovi ci possono contattare e allora facciamo, bisogna fare una personalizzazione, perché traspare in maniera abbastanza chiara che forse c'è una certa convenienza a fare questa cosa qui, però è altrettanto chiaro che è un po' più complicato. Poi, quando il sistema è partito, è in automatico, non è che tutte le volte dobbiamo stare lì a vedere il prezzo di quello e il prezzo di quell'altro, se no si diventa scemi. È evidente, fa tutto il software che hanno sviluppato, cioè loro monitorano, controllano ogni giorno il prezzo dell'oro e dell'argento, e quindi c'è questo shift, no? Che vuol dire cambio tra l'uno e l'altro, e fa tutto in automatico. Ora, quando sono andato io lì a Monaco, vediamo un po' se lo ritrovo, ci stavo proprio studiando adesso, mi ricordo che effettivamente mi dissero delle cose, ce l'ho qui davanti in questo momento, oro e argento, che il parametro di base sarebbe 80,
cioè il rapporto, la ratio normale, no? Tra oro e argento è 1,80, cioè 1 oro 80 argento in linea di massima, anche se ultimamente si osservano delle cose abbastanza strane. Io ho qui davanti a me una prezione, proprio una foto che ho preso in una slide a Monaco, e a fronte di un investimento di 4.600 euro fatto nel gennaio del 2001, al settembre del 23, quindi 2 anni e mezzo dopo, i 4.860 euro sono diventati 8.293 euro, con un incremento del 70,64%. Attenzione, vorrei essere chiaro: questo non è, come diceva il dottor Manca, un'operazione di trading, trading. Non ha niente a che fare col trading, perché qui la borsa non c'entra assolutamente niente. Come si sa, i prezzi dell'oro, dell'argento, dei metalli preziosi, dei metalli in genere, anche tutti gli altri, se non lo sapete, ve lo dico io, sono definiti a Londra 2 volte al giorno e rimaniamo a Londra, cioè rimaniamo lì in quella stanza lì, in quegli uffici lì, dove in maniera anche molto così si definiscono i prezzi dell'oro e i prezzi dell'argento. Quindi è tutta una cosa fatta in casa, non è che vanno negli stock delle varie piazze del mondo, assolutamente no. E devo dire che sotto questo punto di vista qui devo riconoscere ad Aovesta, e lo faccio con grande piacere, una innovatività, di aver introdotto un concetto molto nuovo, molto innovativo, ma ben conosciuto, perché mi sono già documentato all'interno del settore. Questa operazione di questo ratio dell'80%, mi sono documentato un po', è ben conosciuto, cioè non è che sia una cosa così che loro si sono inventati, capite, l'altro anno. Prima cosa, quindi benissimo. Seconda cosa, crea, e qualora ci fosse bisogno, che non c'è bisogno, perché Ovesta ha già dei plus unici che la differenziano da tutte le altre aziende, soprattutto quelle italiane, eh? E se c'è qualcuno che mi può provare il contrario, io sono qua, non ci sono problemi, si apre una discussione pubblica, con tutti, e ci si confronta in maniera molto civile e molto democratica, e si vede chi ha ragione. La seconda cosa è che crea un'ulteriore differenziazione, un'ulteriore differenziazione nel proprio posizionamento rispetto alla concorrenza, che in un certo senso non esiste, almeno in Italia, per tutti i limiti che troviamo. Bisogna andare all'estero per trovare un minimo di aziende, ve lo dico subito, che possono fare veramente concorrenza a Vesta, e rafforzando ulteriormente il proprio posizionamento. E questo dal punto di vista del marketing strategico, perché questa è mia materia, e vi posso assicurare che quello che vi dico è corretto, proietterà l'azienda ancora a un livello superiore. Quindi benissimo, mi fa molto piacere questa cosa qui, siccome è un attimino complicata, dobbiamo un attimino appunto de dedicarci, prendiamoci tutto il tempo di cui abbiamo bisogno per capire bene come funziona. Benissimo, avete per caso delle domande? Abbiamo già fatto una mezz'oretta, eh? Abbiamo già fatto quello che si doveva fare oggi, perché queste puntate, le puntate successive, almeno per 2 o 3 puntate, ritorneremo su questi aspetti, anche perché sia il dottor Manca che io ci dobbiamo studiare, quindi con molta pazienza. Coloro che vogliono nel frattempo fare le Royal Class, ovviamente le possono fare, perché come abbiamo capito, in qualsiasi momento possiamo fare lo Swift e passare diciamo, ai nuovi programmi, eh? E quindi l'unica cosa è che c'è da dare dei piccoli depositi. Io sono sempre così un po' contrario a queste cose qui, però appunto chi non vuol pagare depositi può
mantenere il Royal Class così com'è. Coloro che invece vogliono accedere, diciamo, ai vantaggi dei nuovi programmi pagheranno quello che devono pagare. Va bene, teniamo presente che nelle offerte commerciali, no, di poi tutte le aziende, l'offerta perfetta non esiste. E ti offrono da una parte, ti prendono dall'altra, anche se magari non te lo dicono, no? Succede sempre che ti dicono le cose positive, ve lo dico io perché è un po' il mio lavoro. E ho fatto un tale casino sempre su queste cose perché io amo la chiarezza, eh? E la politica che fanno invece le aziende ti dicono sempre le cose positive e non ti dicono i punti di debolezza. Questa è una cosa comprensibile, però non è una cosa che rispetta il marketing strategico, cioè quell'impostazione che io ho dato a un po' tutto il mio lavoro, che prevede che io vi dica tutto quello che vi devo dire e che cerchi nella mia offerta di soddisfare le vostre esigenze, insomma, parlo a plurale, tutti anche i miei collaboratori, le vostre esigenze al 100%, in maniera tale che dopo non ci sono più discussioni, ma te non mi hai detto questo, che invece sono normali. Io sono entrato in contatto con altre aziende parlando, cioè, parlando con questo amico di parte, gli ho menzionato un'altra azienda. Gli ho chiesto se la conosceva perché ha sede a San Marino e lui mi ha detto certo che la conosco. E io gli ho chiesto ma cosa mi dici di questa azienda qui? E lui mi ha detto scordatela, è molto più cara di questa. Qui lo sapevo già questa cosa qui, però anche lui me l'ha confermato. Qualsiasi altra azienda si tocchi in Italia, non soltanto è più cara, ma siete costretti a comprare oro sfuso con tutte le complicazioni che ormai abbiamo visto, detto, detto, detto e ridetto. Tanto quando si andrà incontro al grande reset, adesso non vi dicono niente, ma ve lo do certo al 100%, se non succede non parlo più, non parlo più, come si dice, mi taccio. La prima cosa che vi prenderanno, o per la prima, la seconda, la terza, vediamo un po' come imposteranno, ma sicuramente non si dimenticheranno dell'oro sfuso. Quindi attenti a tenerlo in casa, attentissimi, se qualcuno lo vuole mettere, ormai l'ha comprato sfuso e ce l'ha anche in una cassetta di sicurezza qualche parte, o perlomeno ancora seppellito in giardino, si suggerivano di seppellirlo in giardino, ma questo per suggerire di fare una cosa così, non lo so io come bisogna pensare, però sicuramente questa non è secondo me una cosa professionale da suggerire. E allora io per diciamo, risolvere quello che posso, problematica coloro che hanno loro mi posso contattare, ho la soluzione ideale a un prezzo ragionevole, almeno si fa sparire l'oro dall'Italia, si mette in Svizzera, con molta probabilità ci sto ancora studiando questo responsabile di questa azienda, è configurata anch'esso come FF, perché non risulterebbe patrimonio dell'azienda. Vedete che poi queste soluzioni ci sono, però bisogna mettersi lì, spucciare tutto, indagare e in linea di massima la gente lo fa, perché non sa neanche cos'è un FF. La maggior parte dei consulenti li chiedete o di coloro che operano, insomma, li chiedete: ma che cos'è, come funziona FF? Che io vi spiego nell'integrazione 1 e 2, non lo sa, non sa, perché si è sempre un capo. No, 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 come voglio fare una battutaccia, però c'è una grossa differenza. Benissimo, io mi fermerei qua. Avete domande? Ciao Stefano, buongiorno. Giulio, buongiorno. Erika, buongiorno. Naturalmente saluto tutti. Alessio, buongiorno. Ecco, domande? A proposito, Alessio, poi ci sentiamo, eh? Mi raccomando, fammi sapere. Chiudiamo anche questa cosa qui, va bene? Via. Buongiorno a tutti, buona domenica. Se non ci sono altre domande, chiudiamo qua. Io ricordo che lunedì ritorno su Fuori dal pentolone. Se
senza nessuna polemica, devo dire che probabilmente non potrò più intervenire su fuga dalle banche e sono già d'accordo con Flavio, non ci sono problemi perché mi bloccano, c'è qualcuno che mi blocca, evidentemente dà fastidio quello che dico, va bene, fa niente. E quindi poi gli appuntamenti saranno quelli del mercoledì per il piano B, quindi ricordiamoci le tre priorità: lavorare su un piano B, piano di emergenza, diversificare acquistando oro e metalli preziosi. Fatelo con chi volete, ma lo fa, fatelo anche se volete comprare oro sfuso. Noi siamo in contatti con la Z Metalli di Valenza, il prezzo è ottimo, contattateli, dopodiché si prende l'oro e anziché seppellirlo in giardino, lo portiamo in sicurezza in Svizzera, santo è Dio. Cerchiamo di lavorare un attimino a livello di buon senso e professionale. La seconda cosa, la terza cosa è quella di lavorare a livello professionale, quindi a livello diciamo, sulla consulenza patrimoniale. So che ci sono molte persone all'ascolto che hanno proprietà e anche proprietà importanti, diamoci una mossa, santo Dio. Benissimo. Allora, se non ci sono altre domande, chiudiamo qua, anche perché ho una piccola emergenza. Va bene? A posto? Ci possiamo chiudere? Grazie. Prego, prego. Un saluto a tutti. Buona domenica. Buona domenica, Grazie. Ciao. grazie. Ciao, ciao. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.